Vediamo come funziona l'applicazione. Cliccando sul primo link che ci viene fornito da Google, si apre la home page dell'applicazione. Questa applicazione ci consente di creare delle presentazioni che di solito vengono utilizzate da insegnanti per spiegare determinati argomenti. Infatti, questa applicazione ci permette di registrarci sia come insegnanti sia come studenti e di entrare a far parte di una classe virtuale. Ci fornisce alcuni anche esempi, possiamo andare a leggere per esempio diverse storie, le storie di questi insegnanti che raccontano appunto di come loro utilizzano questa applicazione. Una volta poi registrati, che ci si può appunto registrare tramite un account già esistente, quindi un account Google oppure l'account Facebook, oppure appunto creare un account da capo, inserendo la mail e la password, possiamo entrare nel nostro profilo. Possiamo entrare a far parte di una classe e poi abbiamo le nostre lezioni. Io ho già creato una lezione. Per creare una lezione, quindi questa sorta di presentazioni per spiegare appunto vari argomenti, basta cliccare su Crea nuova lezione. Aspettiamo che si carichi e ci compare appunto questa sorta di lavagna. Una lavagna che ci permette di scrivere, di cancellare, di inserire immagini. Allora, la nostra lezione, ovviamente, questa presentazione che noi andiamo adesso a realizzare può essere tutta registrata e serve appunto per gli studenti quando riascoltano la lezione. Ora parte la registrazione e registrerà non solo la mia voce, ma anche tutto ciò che andrò a scrivere su questa lavagna. Quindi, per esempio, io scrivo questo. Ovviamente mi sta registrando la voce. Alla fine viene mezzi, possiamo cambiare il colore. Possiamo cancellare, ricliccare sul colore e scrivere il risultato. E ci permette automaticamente di cancellare tutto quello che abbiamo fatto cliccando sul cestino, quindi viene automaticamente tutto cancellato. Ci permette di inserire un'immagine, quindi nel momento in cui poi inseriamo l'immagine, la registrazione si interrompe e riprenderà quando noi ovviamente riclicchiamo su Riprendi registrazione. Adesso la registrazione ha ripreso, possiamo andare avanti, apriamo una seconda pagina e ricominciamo a scrivere quello che vogliamo. Una volta che tutto questo, diciamo una volta che la nostra lezione è terminata, terminiamo la registrazione e salviamo. Ci chiede di inserire un titolo, mettiamo per esempio matematica come titolo, un riassunto, non è necessario metterlo, la privacy e poi anche ci permette di inserire il grado, no, il livello. Lo creiamo. E ci compare la nostra nuova lezione sul profilo, no? Quindi in matematica, noi andando a cliccare sopra, apparirà il video, la video Ora parte lezione. la E infatti registrazione si e sente di registrerà non solo sotto la mia la mia voce. voce con cui appunto ti ho registrato prima con l'applicazione. Una volta terminato, ritorno sul mio profilo. E posso uscire. Spero che questo video sia stato utile nell'utilizzo di questa applicazione.